Allora ragazzi, sono qui, mi sarà chiesa e oggi tornate con questo gameplay su del 2013 gameplay, ovviamente in live, che ha lo scopo di mostrarvi questo gioco, perché a parere mio è molto bello e vorrei che anche voi lo conosciate e lo apprezziate. Quindi spero che il gameplay vi piaccia e perciò facciamo questo live. Già più o meno la 450esima volta che cerco di farlo. Match molto semplice, però con lottatori che penso molti di voi conosciate, anche se non guardate i wrestling, perché io sono un grande fan di wrestling e non so voi. Il primo è Undertaker, questo lo conoscete tutti, lo conoscete. Faccio tutto questo match per rievocare il match di WrestleMania 28, infatti metterò come arena WrestleMania 28. Guardate questo gameplay come se fosse la prima volta che vedete questo tipo di gioco, e quindi cercate di vedere molto interessati, non vi costringo a comprarlo, però fatevi un'idea e lasciate nei commenti se volete una serie su questo gioco, oppure soltanto questo gameplay, fatemi sapere di più. Allora, gameplay normale, la match originale, saltarlo. Allora, io direi di empezare. Adesso che ci saranno le entrate, non so se parlare o meno, però dai, si può anche parlare. Vi faccio un po' di descrizione. Iniziamo, WrestleMania 28. Molto casual. Vi faccio vedere le entrate, perché se mi avete interessato un po', vedete com'è il tipo di gioco, la grafica che è veramente stupenda. Guardate come è fatto bene, ragazzi, cosa di assurdo. Quindi è un match che c'è stato al WrestleMania 28 ad aprile, match bellissimo. Ovviamente io parlo come se voi conosciate il wrestling, così. È stato un match bellissimo. Se vi interessa, datelo a vedere su YouTube, cercate match WrestleMania 28, andate che tipo di gioco, siete stupendo. Volevo un attimo quindi rievocarlo e guardarlo. Io sarò ovviamente come personaggio Undertaker, però come di Triple H. Cioè, qua è assurdo come sono fatti bene le facce. Undertaker è uno dei più, cioè, il personaggio fatto meglio di tutti qua. Scusate, mi ho sempre qua. C'è qua la nebbia, sembra che hanno sparato un set di aria. Sono già pazzesco. Si accendono le luci. Che poi l'arena di WrestleMania, che è stata fatta a Miami, guardate in alto come sono fatte bene le cose, cioè, è tutto così, è stato l'arena è qualcosa di stupendo. WrestleMania, che è l'evento più importante di tutto l'anno di questo sport, è qualcosa di fantastico. Io l'ho visto non in diretta, però l'ho visto WrestleMania tutto quanto, che è fantastico. Undertaker, adesso c'è il re dei re, Triple H, The Game, Triple H. Troppo bello lui che sputa l'acqua. Peccato che questi lottatori mi sa che non lotteranno più, hanno fatto il loro ultimo match, The Hand of Nera, che fanno l'inglese.
comunque sono l'entrata, una delle due entrate più belle di Nintendo, quelle più, cioè, ti fanno impazzire, anche l'entrata è una delle cose più belle di Nintendo. Poi a Prestelmania che la scalinata, questa cosa, la rampa è lunghissima, è grandissima, qua è piccola, però dovete vederla nella Prestelmania, quindi a Miami è uno stadio di football. È enorme, qualcosa di fantastico. L'hanno iniziato che erano più o meno le 3, alle 4, alle 5, alle 3. Può essere le 5, perché 4 ore, sì, più o meno le 5 state, un po' di meno, perché poi vabbè, si è fatto tardi poi alla fine, perché è iniziato che c'era ancora il sole e poi è finito che era notte. Primo piano, allora iniziamo subito il match CH. Ora parlerò più del match, non parlerò di Advo. Advo take off. Vai, picchia, sì, subito, vai, picchialo, esci, esci. Beh, lei poi ha iniziato bene, vai. Undertaker brings such a mythical presence to the ring. Vai, 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 bella, bella. L'altro gameplay che ho provato a registrare che è stato a put. L'ho fatto malissimo. Oh, poi là. Che poi non riesco a fare la mossa con RB. Ancora, un'altra volta. He's putting those educated feet to good use. Would you look at this? You know, there's never been any quit in Triple H, and it's not going to happen here tonight. Triple H, one step ahead. And the Phenom, one step ahead. Triple H is one of the best competitors and biggest troublemakers in the WWE. Bill, big hip toss. Oh, man. STO. How would you like to be in there, King? And standing to the face of the Undertaker as he delivers this kind of punishment to you. Well, when you get into the ring with the Undertaker, dare un bel danno questo bel suplex. Suplex? Attenzione. Schianta. Thunderous explosion of humanity. Ecco, voglio salutare Electrocor, il mio amico su PlayStation Network, che ha fatto la nucleare. Ti saluto tantissimo e ti auguro buon festeggiamento per il tuo nucleare. Scherzo, sono molto contento, giocavo con lui in quella partita su Stand-Up ed era contentissimo di aver chiamato la nucleare, quindi ti saluto, spero che tu guardi questo video. Dai. I have a strong feeling that these guys will throw caution to the wind and just go full steam ahead. The game controlling the waist. Vai, troppo tardi. Sto facendo cagare. Sì, vai, 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 vai. Sì, vai. Salto cambiato in avanti. That'll send a message. How do you send a message against a man named the Cerebral Assassin? Goes behind. That series ends in deadlock. Oh, dai! Oh, alleluia! Sì! Vai, mossa speciale, della strike, attenzione! Della strike! No, Chokeslam! Vai! È arrivato il momento! Sei finito! Sei finito, Triple H! Beccati! La fine! Driver! 1, 2, 3! Vincere il match, ragazzi! Ecco, subito, questo match è molto veloce, diciamo, molto veloce, però è l'inizio di una serie che potrebbe essere
sarà dal titolo, spero, penso di chiamare inizio di nuova serie. Vediamo, Undertaker, la parte più bella alla fine del match. Deadman. Il Super Undertaker. Allora ragazzi, siamo praticamente giunti al termine di questo gameplay. Guardate, siamo giunti quindi al termine di questo gameplay. Quindi sono giunti ai saluti qui da XRL King. Bella ragazzi.